Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo appuntamento sempre sulla serie di Resident Evil 2. Nell'episodio precedente avevamo trovato letteralmente questa videocassetta. Videocassetta recuperata dal cadavere di un soldato delle forze speciali. Qui abbiamo un videoregistratore, presumo che adesso la andremo a mettere, presumo sia come Resident Evil 7 che ci farà giocare quello che è stato per quanto riguarda... O ci fa vedere solo un video, questo non lo so, vediamo. Stop. Ok, questa sembrava la creatura. Quello sembrava il boss che avevamo battuto qualche episodio fa. In più, i ratti sicuramente avranno portato il virus in giro per quanto riguarda tutto l'edificio. Qui sembra... Eccoli. Ah, qui ci vogliono le spine per quanto riguarda gli scacchi, letteralmente. Qui già però ce ne sono alcune messe e alcune no. Me ne mancano tre da questa parte, due da questa parte e una da questa parte. Qui non c'è stampato. Qui manca il cavallo e qui neanche. Poi qua c'è il pedone che già ci ha messo ed è giusto. E questa che è un altro pedone. Presumo che questo sia un altro pedone. Si presume. E lì, torre. Questo dovrebbe essere l'alfiere. Giusto? No, cavallo. Allora, per ora non lo prendo. Vediamo se mi dice qualcosa da questa parte, che ho visto che ci sono due. Se non sbaglio, la torre e il cavallo sono sullo stesso muro. E l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro. La regina e la torre invece sono i lati opposti. Ok, se non sbaglio, la torre e il cavallo. Qui cosa abbiamo? Qui abbiamo il cavallo. Intanto io ora vado a prendere quelli che ho nella cesta, diciamo. Sbloccare la porta dell'area U. Ho perso le istruzioni che dicono come aprire la porta per l'area U durante l'ultimo urgente trasferimento. So che bisogna inserire uno spinotto in ogni terminale, ma non ricordo l'ordine. Se qualcuno lo sa, per favore, lo scriva qui sulla bacheca. Trova gli spinotti elettrici. Allora, per gli spinotti ci pensiamo dopo. Tanto qui andiamo a prendere la mappa delle fogne, che ci servirà. Ci sono anche parecchie cose da fare, diciamo. E vediamo da questa parte. Siamo nelle fogne, quindi non mi sorprenderei di trovare ragni, di trovare serpenti, topi. Vediamo pure cosa serve. Ok, per abbassare questo che mi serviva a me. Non so se sto andando nel verso giusto. Credo di sì. Però prima voglio vedere dall'altro lato cosa c'è. Perché qui mi sembra che da qui continua la storia. Quindi un attimo vado dall'altra parte per vedere cosa c'è da questa parte. Una stanza dell'uscita. Ok, qui si scende e ci andiamo dopo. Una cassaforte e grazie. Questo io vorrei ucciderlo con con il coltello perché so che si può fare. So che si... Ok,
Ok, è morto perché mi ha dato anche il trofeo arma bianca. Quindi, letteralmente, abbiamo ucciso uno zombie con un'arma secondaria. In questo caso, il coltello da combattimento. Qui andiamo a trovare una cassaforte di cui non so assolutamente niente. Anzi, io voglio provare se sono le stesse per quanto riguarda tutte. Quindi, 6 a sinistra, 2 a destra e 11. No, infatti. Poi ne avevamo trovato un'altra. 9, 15, 7. 9, aspetta. Ho sbagliato. Quindi facciamo 9, 15, 7. No, quindi questa è ha un'altra completamente, un'altra completa combinazione. Qui andiamo a trovare appunto la cassaforte. Qui quindi è per ritornare indietro. E ci dovrebbe essere la fessura. Possiamo andare anche da qua. Cosa c'è dietro di me? Niente. I colpi. Ho solo 4 colpi. No, questi non. Al momento non credo che siano un problema. Ok, come non detto. Erba verde, è qua. Questa la prendiamo, facciamo, combiniamo tutto. Tanto per ora posso farlo. Se tiro questo. Se tirassi questo. No, ok, io risalgo. Io voglio tirare questo. Cosa fa? Ha come acceso qualcosa. Non so cosa. Vediamo da questa parte cosa c'è. Qui mi serve una manovella. Sì, mi serve una manovella, una manopola, in poche parole. Ok, quindi andiamo dall'altra parte e vediamo cosa c'è dall'altra parte. L'attrezzo. Esamina. Manopola AT. La manopola di una valvola è a forma di T. Questo credo che mi serve forse anche per, in caso riuscissimo di nuovo a. Ah, qui serve il bracciale. Che in questo caso ce l'aveva ancora Ada. Vediamo cosa c'è qua. Ricevuta consegna. L'oggetto seguente è stato consegnato all'indirizzo specificato nel suo ordine. Cassaforte ignifica per uno. La combinazione è scritta di lato con un gessetto. Assicuratevi di modificarla e cancellarla dopo il primo utilizzo. Quindi io devo vedere. Cassaforte ignifuga dovrebbe essere quindi quella che c'è là. Forse. Dovrebbe essere scritta di lato con un gessetto. Eccola. 2 a sinistra, 12 a destra e 8 a sinistra. 2 a sinistra, 12 e 8. Si è aperta, perfetto. Ah, una parte. Il calcio per il fucile a questo punto. Una modifica per il V870, che è il fucile, che stabilizza l'arma, permettendo di sparare e ricaricare più velocemente. Ottimo. Ok. Quindi proseguiamo da questa parte. Ah!
Questi sono... si muovono. Sono degli organi. Questi sono degli organi interni di qualche creatura. Lì c'è un'erba verde. Una chiave. Una chiave con un'etichetta. Chiave delle fogne. E qui c'è stampata il cavallo. La chiave per una sezione delle fogne. Da qui si può scendere, ma anche salire. Io al momento salirei. Qui mi serve di nuovo la, la manovella T. Però è rotta. Quindi da qui presumo non si possa andare. E non c'è neanche niente. Quindi l'unica è scendere. A me tutti questi sembrano degli organi di qualche animale, di qualche creatura. Oddio! Oddio! What the hell was that? È uscito come una specie di... di sanguisuga interna, di verme solitario, non so come descriverlo. This is getting worse. Sì, questi sono organi. Mi ha avvelenato. Sta cosa avvelena. Aspetta, aspetta, subito, subito, subito. Corri, corri. Non ho munizioni, quindi non posso far niente. Più un altro. Guarda. Allora, quindi questi sono come dei nemici normali, eh. Nemici standard che presumo si possano... Dio, che rumore. Che versi che fanno. Ok, quindi abbiamo capito da dove, qual è l'area che non posso prenderti, non posso prenderti. Quindi qual è l'area dell'avvelenamento? È questa l'area dell'avvelenamento. Adesso l'unica cosa che mi servirebbero sono delle munizioni. Così potrei anche prendere il... un'erba rossa. E farei lo stesso procedimento. Ok. E c'ho quella gialla, quindi me ne servirebbe anche una normale di polvere da sparo. Qui potrebbe esserci qualcosa, eh? No, qui c'è uno spinotto della regina. Qui c'è un altro... Ah, ok, quindi è... togli lo spinotto, apri delle porte, metti lo spinotto, apri altre porte. Questa è chiusa, ma c'è un'arma. Un lanciagranate? Può darsi che sia un lanciagranate, eh? Intanto mi faccio un giro per vedere se ci sono munizioni. Qui un altro... quadro per mettere gli spinotti. Quindi sono tre parti da mettere lo spinotto e qui c'è appunto l'arma, il lanciafiamme. C'è un lanciafiamme. E credo che sia l'arma per quanto riguarda le creature che abbiamo visto là sotto. Quindi andiamo a prendere questo, qui si chiuderà sicuramente. Perfetto.
lo possiamo andare a mettere solo qui. Ok. Ma anche qui per andare a prendere questo. Però qui si sale. Io non posso prenderlo da questa parte, giusto? No, devo essere proprio qui. Infatti non ho il tempo materiale per andarci subito, quindi credo che sia che debba fare proprio così. Che è caduto? Ah, lo zombie, ok. Qui c'è un altro spinotto che presumo sia il re. Presumo che questo sia il re. Sì. La testa di questo spinotto è ispirato agli scacchi a forma di re. Ok, perfetto. Questo che mi serviva. E dai, no. Perché devo stare anche con te? Non ho munizioni, non ho niente. Ti dovrei chiudere. Dovrei chiuderti qui. Aspetta, se io faccio così, qui metto per esempio la regina, che serve la regina. Qui è chiusa, ma qui ti serve il re. King, perfetto. È una specie, un altro enigma è questo. Qui devo mettere la regina. Qui quale ti serve? Ti serve il re. A me quelli che servono aperti non ho armi, dai, lasciami. Guarda che se devo morire per questo. No, l'unica parte per andare qua è questa. Però se questo lo mettessi qua, questo me lo riprendo. Questo me lo riprendo. Questo ora mi ammazza. Che bello. Ok, qui metto la regina, che è questa. Ok, e qui metto il re. Ok. Così facendo abbiamo un'arma nuova, il lanciafiamme. Tieni premuto R2 per sparare con il lanciafiamme. Più a lungo darai fuoco a un bersaglio, più grandi saranno le fiamme. Ok, la equipaggiamo direi nell'arma. Questa è la Matilda, questa è la Magnum. Mettiamo al posto della Matilda. Complimenti, bravo. Che grado sono? Attenzione. Quindi mi servirebbe anche il combustibile a questo punto. Adesso io questi spinotti me li devo riprendere, perché mi servono dall'altra parte. Allora, qui possiamo chiudere perché non mi serve più. A te ti ammazzo. Ok. Quindi dobbiamo uscire da qui. Allora, la regina serve perché me l'ha detto da sola.
Ok, quindi metto il re da qui, faccio il giro e mi riprendo la regina e anche il re. Giusto? Da qui mi riprendo la regina, esco da lì e ci siamo. Perfetto. Quindi qui sono tutti chiusi se non quella, ma non ci serve più. Adesso possiamo a questo punto ritornare nelle fogne, presumo. Qui un colpo glielo diamo. Perfetto. E dobbiamo ritornare a dove eravamo prima. Qui non c'è niente, vero? Eccoci. Ok, io direi di scorrere. O di cercare di farci, vediamo. È morto? Sembra proprio di sì. E quindi sono facili da battere, non è una cosa impossibile. No, curati, curati, curati subito. Eh sì, ma mi fai passare per favore. Ah. Dov'era la strada? Dov'era la strada? Destra? Era a destra la strada. Era di qua la strada, no? Dimmi che sei morto, per favore. Non trovo più la strada, eh? È da qua. Ma sono di nuovo senza munizioni. Ho già sprecato tutto. Subito la cura e andiamo da questa parte. Ok ragazzi, allora ho preso tutti gli spinotti che erano attaccati, quindi abbiamo cavallo, alfiere, re pedone e regina.
a questo punto questo mi dice che è il cavallo. Ok, e questo è giusto, presumo. Qui il pedone. Ok, quindi mi dice se non sbaglio la torre e il cavallo sono sullo stesso muro, quindi la torre va lì, che non ho la torre però. E l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro, la regina e la torre invece sono ai lati opposti. Ok, quindi torre e cavallo sono a sinistra, alla mia sinistra, alla sinistra di Leone, in poche parole. L'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro, la regina e la torre sono ai lati opposti, quindi dove qui io trovo, andrò a trovare la torre, che presumo sia qui la torre, qua la torre, qui ci sarà la regina, tanto li metto poi vedremo. La regina e la torre invece sono ai lati opposti, l'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro, quindi qui ci sarà l'alfiere e qui ci dovrebbe essere il re. Mi manca solo la torre da prendere per da questa parte. Rivediamo un attimo. La torre e il cavallo sono sullo stesso muro, quindi saranno lì. L'alfiere e la regina non sono l'uno accanto all'altro, infatti sono uno lì e uno alle mie spalle. La regina e la torre invece sono ai lati opposti. Mi serve solo la torre da mettere qua sotto. Quindi vi ringrazio per la visione. Ci vediamo nel prossimo episodio dove andremo a prendere questa spinotto della torre.